Eccoci di fronte a un Vangelo ricco di spunti di riflessione per la nostra vita. Ma desidero soffermarmi unicamente sull'ultima frase, perché sono parole che Gesù rivolge sia alla folla che ai suoi discepoli, come sottolinea molto bene l'Evangelista San Marco. Cioè vuol dire che questa frase del Vangelo è per tutti, nessuno escluso. Giovani, anziani, ricchi, poveri, sposati, consacrati. E la frase, l'ultima frase del Vangelo di questa domenica è la seguente: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Allora vi è una domanda a cui non possiamo scappare meditando il Vangelo di questa domenica, ed è questa qua: come vivo la vita che il Signore mi ha donato? Ma ancora prima di rispondere a questa domanda, facciamoci un'altra domanda: come vedere la vita che il Signore ci ha donato? Come vedi il viaggio della tua vita? Come vedi la tua vita? Il Signore, sia ben chiaro, ci ha donato la vita. Donandoci la vita ci fa capire che la vita è un dono. Lo so, spesso è urticante immaginare, vedere la vita come un dono, perché spesso va tutto storto e ci sono tempi dove gridiamo al cielo e a noi stessi: non ce la faccio più, dove vediamo solo fatiche, dove vediamo solo conflitti attorno a noi, dove vediamo tante delusioni. Ma riconoscere come un dono vero la vita ci farebbe cambiare lo sguardo sulla vita, perché il mondo non cambierà, ma è il nostro sguardo sul mondo che può cambiare. Perché se riusciamo a guardare in modo diverso la vita, cioè a convertire il nostro sguardo e riconoscere la vita come un dono, allora a questo punto passeremo dal rivendicare sempre diritti e torti subiti a ringraziare per i doni ricevuti, nonostante le nostre mancanze e quelle degli altri. La vita è un dono, perché deve essere vissuta di misericordia e non di vendetta. Deve essere vissuta con uno sguardo positivo sulla vita e non sempre con uno sguardo rivolto alle cose negative che sono andate male. Tutti abbiamo il diritto di risorgere. Tutti abbiamo il diritto di vedere la bellezza della vita. Allora, alla luce di questa promessa, possiamo dire che se viviamo la vita con lo stress di rivendicare, di pretendere, allora non faremo altro che perdere tempo e anche la salute. E cercheremo solo di mettere la nostra vita in sicurezza, cercare di salvarla, tra virgolette, con le cose del mondo, cioè con quattro spiccioli di affetto, di riconoscenza, con un po' di carriera, un po' di successo, un po' di soldi. Se invece viviamo la vita come un dono ricevuto, oltretutto senza averlo chiesto, vedremo che questa visione ci libera dalla paura di perderla, la vita, nonostante tutto, e allora cercheremo di viverla al meglio, come un dono, nel presente, senza ripiegarci sul passato o aver paura del futuro. Vi faccio un piccolo esempio, molto semplice a mio parere da capire. Se vogliamo sempre avere tutto e di più nella vita, è come cercare di riempire i nostri polmoni con sempre più aria per aver paura di perdere l'ossigeno all'interno di noi. Cosa succede? Che prima o poi non riusciamo più a trattenere il respiro e quindi scoppiamo. Il respirare bene significa prendere e buttare fuori dell'aria.
Non trattenere mai la vita, cerca di accoglierla per ridonarla, ovvero sapere che ogni giorno è un soffio di vita nuova ed è un grazie da dire a Dio per la giornata cominciata. Non lo dimenticare, il Signore dona il giusto ossigeno sempre, ogni giorno, per riempire i nostri polmoni, come dà il pane quotidiano per nutrire la nostra vita. Cosa ci vuol dire allora Gesù con questa frase del Vangelo di questa domenica? Quando Gesù dice chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ci mostra che a Lui sta a cuore la nostra vita, sta a cuore la nostra felicità e non vuole che ci inganniamo con effimere felicità. Non vuole che corriamo dietro ad apparenti felicità, ma desidera che ci impegniamo con gioia per vivere l'amore lungo il viaggio della vita. È come se Gesù ci dicesse: guarda, che se cerchi di mettere la vita continuamente in salvo con le piccole cose del mondo, non te la godi. Non te la godi come un dono, ma la vivrai sempre come un rincorrere qualcosa di più e quindi come un fallimento delle cose precedenti. Mi piace associare a questa frase di Gesù del Vangelo di questa domenica una frase che lessi qualche tempo fa di un prete lombardo della prima metà del Novecento, Don Primo Mazzolari. Questo sacerdote scrisse questo: che io lo voglia o non lo voglia, la mia vita è legata al mio perdermi per coloro che amo. Che bella questa frase. La mia vita è legata al mio perdermi per coloro che amo. Ecco, il donarsi per amore agli altri. Una frase simile, che è quella di Santa Madre Teresa di Calcutta, un pochino più lunga, ma che c'entra il bersaglio. Santa Madre Teresa di Calcutta disse: la povertà più grande che c'è nel mondo non è la mancanza di cibo, ma quella d'amore. C'è la povertà della gente che non è soddisfatta da ciò che ha, che non è capace di soffrire e che quindi si abbandona alla disperazione. La povertà di cuore spesso è più difficile da combattere e sconfiggere della fame nel mondo. Una frase molto dura questa di Madre Teresa di Calcutta, che vi invito a riascoltare, a riprendere, a cercare. Ecco, allora grazie Signore per questo Vangelo che ci ricorda il senso della vita. La vita come un dono ricevuto che si realizza pienamente diventando dono per gli altri. Diventiamo con coraggio e senza perdere tempo dei doni. Doniamo la nostra presenza a chi vediamo isolato e abbandonato. Doniamo la nostra consolazione con un vocabolario di speranza. Doniamo il perdono per non cadere nelle fauci dell'odio. Doniamo la tenerezza in una società che vive di apparenza. Doniamo la fede in un mondo dove gli uomini sono persi. Bene, alla luce di questo Vangelo possiamo affermare che quello che importa non è tanto il vivere, la quantità di tempo, gli anni che passano, ma vivere il senso che io do al tempo quotidiano della vita. Prendiamo questo tempo, viviamo questo tempo per gustare fin d'ora la vita eterna che è già cominciata il giorno in cui il Signore ci ha donato il dono della vita.